È soddisfatto di come è andata la giornata di ieri oppure si aspettava molto di più? Guarda, io sono molto soddisfatto perché abbiamo fatto un lavoro pulito, onesto, non abbiamo comprato voti ma li abbiamo solamente cercati. Tutto quello che è accaduto ieri è sotto gli occhi della stampa locale e nazionale. Siamo un partito storico, pulito, tutti si chiamano liberali ma i liberali hanno votato persone che di poca fede, di poca dignità per quanto riguarda. Mi spiace per i cittadini di Voghera che avevano un'opportunità e l'hanno persa. Se lo aspettava un exploit del genere da parte delle due coalizioni di centrodestra? Allora, non me l'aspettavo, è uno scandalo. Due ex sindaci, di cui uno uscente, uno che ha fatto per 2 legislature sindaco, praticamente si sono massacrati a vicenda perché un centrodestra hanno dimostrato che da solo poteva prendere il 65% di voti. Sì. Oggi, cos'è successo dal mio punto di vista? Che ci sono due fazioni all'interno di centrodestra che faranno continuamente dei danni a questa città. Quindi non vede un futuro roseo con questi risultati. Io vedo un futuro peggiore di ieri, sarà un litigio continuo anche perché io 5 anni fa ho contribuito ad eleggere un sindaco che ho sfiduciato e mandato a casa un consigliere comunale, oggi mi ritrovo nelle due componenti del centrodestra, persone che fino a ieri litigavano e continueranno a litigare perché i caratteri delle persone non si modificano in 24 ore. Senta, per concludere, lei porterà avanti il progetto? Quindi sappiamo questa cosa in anteprima. Certo, difatti non l'ho detto alla stampa, l'ho detto a persone che mi chiedevano cosa intendevo fare per il prossimo futuro. Il prossimo futuro è che oggi, lunedì, 1° giugno, riparto per lavorare per le regionali. Mi ha appena chiamato il segretario nazionale facendomi i complimenti per quanto riguarda il mio lavoro. Abbiamo ottenuto un risultato di tutto rispetto, credo 1,80, 1,85. Sì. Non ho visto ufficialmente i dati perché ho voluto solo vedere le facce di chi mi passeggia davanti al mio point, perché a sinistra ho Ghezzi, sulla destra ho Forza Italia con le sue fantomatiche 7 liste civette che pensavano di portare a casa quello che hanno portato.